Ben ritrovati tutti cari amici, siamo tornati su God of War, il decimo episodio, mancava da un po' di giorni qui sul canale, come sapete. Abbiamo fatto qualche episodio di Bloodborne, adesso qualcuno di God of War, ve li sto portando avanti insieme. Allora, un'altra porta bloccata, vediamo cosa possiamo fare. Ma quel forziere mi sa che lo prendiamo dopo, perché prima abbiamo gli effetti da menare qua. Qua i nostri amici elfi. Bravo Atreus, bravo figliolo, adesso lo finisco io. Ok, allora apriamo questo forziere. Ed ecco qui un attacco, la sferzata di Utgard. Perfetto, lo vedrò poi. Allora, la porta è chiusa, come vedete, quindi dobbiamo trovare un modo per aprirla. Quindi passiamo di qua. Di là ci veniamo. Vediamo se c'è qualcosa di qui da fare. Qua scendiamo e torniamo al punto di partenza, se mi ricordo bene. Cerchiamo velocemente un modo per avanzare. Ci sarà. Ecco qua, guardate. Tempo di riprendere le mani con i comandi, ragazzi, perché come sapete passare da un videogioco all'altro molto spesso lo portiamo qua. Allora, qui, ragazzo, c'è qualcosa da leggere, Ragazzo, vediamo. di qua. Ragazzo! Nuovi appunti. La luce di Elfheim, dalla luce nasciamo e alla luce facciamo ritorno. La luce è il fiume di anime, ci trasforma, ci consuma, trascendendo la vita e la morte. La luce è verità, la luce è tutto. Ok, sembra grandioso, ma forse ti fa anche impazzire, no? Dunque, allora dovevamo solo sbloccare questa parte di codice. Ora prendiamo nuovamente il nostro bel blocco di cristallo. E torniamo indietro. Lo vuoi portare dappertutto? Perché no? Ecco qui. Guarda, Allora. la porta blu che non è una porta. E una vasca. Ma come faccio a raggiungerla? Ragazzo, spara qui. Allora, vedete, dobbiamo trovare il modo di metterci in asse per colpire tutte quelle cose lì. Quindi, allora, qua c'è una serie di campane nornane, una. Poi Possiamo proseguire. ce n'è un'altra qua che è abbastanza difficile da mirare, vi consiglio di mirarla per prima. E la terza non mi ricordo dov'era, forse è qua la terza, eccola qui. Quindi, per aprire questo scrigno. Invece di depredare un tempio sacro, forse potremmo andarci. Ragazzo, se vorrò il tuo parere, te lo chiederò. Come vedete, dobbiamo prendere la mira da lì, se mi ricordo bene. Ragazzo! Ed ecco qua, presa la mira. Dunque,
Ora proveremo. La prima da prendere è questa di Campana Nornana. Poi dovete colpire, ecco già abbiamo sbagliato perché dovreste colpire questa. Quindi qua sarebbe fortemente consigliato l'amuleto. Per rallentare il tempo che prenderete più avanti. Dunque, io ora faccio qualche tentativo, magari, e ci vediamo tra poco, ragazzi. Faccio qualche tentativo, ho sempre fatto fatica a prendere a questa campana, ma ci provo. A tra poco, ragazzi. Allora, ragazzi, ovviamente non ci sono riuscito perché abbiamo veramente troppo poco tempo. Ci deve essere in modo di usare forse il famoso amuleto. Ora noi andremo di qua. Come vedete, l'amuleto che ci permette di rallentare il tempo, più avanti lo troveremo. Ora puoi Colpiamo. arrivarci. Fate salire Atreus di qua. È veramente difficile prendere qua campana, perché non avete il tempo di mirare. Io facevo velocissimo, ma non avevo il tempo di mirare. Io sono pronto. Vai, Forza. ragazzo. L'uomo più grande o l'albero più alto, sempre da me iniziano soltanto. Stupidi enigmi. Che significa? Seme. Ricorda la forma. Sì, lo so. Continua. L'uomo più grande o l'albero più alto, sempre da me iniziano soltanto. Sì, a seme. Stupidi enigmi. Ecco, Così come alla fine è vedete. una porta. La nostra porta di uscita veloce per il, come si chiama? Il nostro tempio. Quindi potremmo tornare qua a fare l'enigma del, se siete autolesionisti, l'enigma della campana Nornana tutte le volte che volete. Potreste anche mirarla da qui, ragazzi, ma poi non avreste il tempo di andare a colpire l'altra. Bisogna per forza farla da in alto, ma lasciamo perdere a sto punto perché è veramente difficile da prendere. Ora, bestiario aggiornato. Gli elfi chiari sono tornati. Abbiamo fatto anche il nostro trofeo come a casa. Abbiamo liberato la luce di Alfheim dagli elfi oscuri, i quali sono tornati al tempio. Ora che la luce è tornata a brillare, Alfheim è splendida. Gli elfi chiari sembrano gentili, non parlano molto, ma perlomeno non tentano di ammazzarci. Secondo mio padre non dovrei fare congetture, ma a lui che ne sa? Mentre faceva chissà cosa nella luce, io ho abbattuto un intero gruppo di elfi oscuri da solo. Qualunque cosa dica, sono felice di essere intervenuto. Odio quel tizio. Lui tornerà. E noi lo faremo fuori, se lui tornerà. Ok, Atreus, come vedete, se ne va Dobbiamo di per qui. forza scendere di nuovo. Vedi forse un altro modo? No. Allora? Uso i montacarichi della vasca di sabbia, perfetto. Ok, come vedete qua si è aperta un po' di roba. Raccogliamo altro argento, altro argento. Qui abbiamo trovato un altro artefatto elfico. Non c'è modo di salire, lo sai? Lo so. Io mi aspetto sempre i simpaticoni degli elfi oscuri che ci attacchino.
non c'è modo di salire, dobbiamo trovare il modo per avanzare. Di qua quindi no. Adesso abbiamo le frecce però di Atreus, quindi potrebbero essere un vantaggio per la zona che stiamo per andare ad affrontare. Forse di qua, proviamo. È anche terribilmente buio, ecco. Sì, infatti si sta chiudendo tutto, guarda. Bene, non ci vedo quasi più. C'è luce, accontentati. Ragazzo. Redivive. E la rediviva ci saluta. Ce n'è un'altra, eh? Nuovo consiglio. Allora, il suo attacco con fessure si propaga evitando gli ostacoli. Mio padre può schivarlo mentre meglio si aspetta che si avvicini. Quindi. Ok, qua c'è un enigma, ragazzi. Lo eviteremo perché ci dà solamente una cassa con neanche chissà cosa dentro. Cioè dell'argento, degli oggetti, ma non è che è indispensabile, se mi ricordo bene, per proseguire, quindi. E dovreste metterci un cristallo, vedete? Questa porta è bloccata, si aprirà solamente quando fate tutto l'enigma. Come vi ho detto, salteremo questa parte perché non ci interessa. Eccola, fatti un volo di sotto. Parli, ragazzo. No, eh? Probabilmente va colpito in sequenza con altri, come vedete, perché questo non riusciamo ad ottenerlo come forziere. Vabbè, fa niente. Sto pensando, ragazzo. Come vedete è tutto bloccato, dobbiamo riuscire a trovare un cristallo o qualcosa di simile. Ce ne serve anche uno da mettere qua, come vedete. Senza un cristallo. Cerchiamone uno. Ecco, ne abbiamo uno da mettere qua, come vedete. Ragazzo, dobbiamo trovare un cristallo. Allora, dovremmo trovarlo in questa zona, perché qua non c'è il cristallo. Sto avendo difficoltà, anche perché noi dobbiamo trovarlo in modo di non dover passare da questa porta, capito? Sto avendo difficoltà a trovare questo cristallo, come vedete. E non poche, addirittura. Qua abbiamo già cercato, ci sono un cadavere di un elfo chiaro. Quindi. Stiamo guardando veramente dappertutto, ma il cristallo non si vede, ragazzi. Eccola in alto. Dobbiamo farlo cadere qua, Leviatano. E ecco qua, si liberano tutti.
In qualche modo stiamo avanzando, ragazzi. Purtroppo è passato molto tempo da quando ho giocato, quindi giustamente non mi posso ricordare esattamente tutto. Ecco un altro artefatto elfico. Non riuscirò a trovarli tutti, ma spero vi sia d'aiuto quel che vi mostro, come sempre. Prendiamo il Vuoi cristallo. portare quel cristallo ovunque come l'ultima volta? Se serve. E certo. E ringrazia Nano Malefico che lo porto io, non te lo faccio portare da te. Pure sta cosa è da tenere conto, eh. Allora, mi pare che era da portare giù. Potete anche portarlo dritto se volete fare l'enigma. Ovviamente non perdiamo tempo nel gameplay a fare quell'enigma. Anche perché vi ho detto c'è solamente una cassa e non ci interessa prenderla al momento. Ragazzo, tira. Lo so come si fa. E lui lo sa come si fa. Allora. Finalmente useremo la stessa vasca di sabbia che ci ha già portato qua giù. Voglio andare via da qui. Ragazzo, ci proviamo. Ah, qua era per ritornare indietro, giustamente. Quindi la vasca di sabbia è di là. Sto giustamente guardando un po' in giro, arrivo nano, eh. Come vedete però ancora non riusciamo a colpire. Che andrebbero colpiti in sequenza. Purtroppo ci sono dei segreti di Alfheim che non ho mai svelato e dubito che mai li svelerò. Ok, vai nano. Ah! Ok, dobbiamo vederci col capo degli elfi oscuri. Dal nome abbastanza impronunciabile. Adesso te la faccio vedere io la rabbia di Sparta. Che brutto venire da Bloodborne e usare il tasto della schivata di Bloodborne che non è lo stesso di questo gioco. Aia, un fingardo maledetto. Soprattutto anche la luce che viene a mancare è una cosa parecchio contro. Quell'attacco è abbastanza inschivabile, almeno per come riesco io. No, non ci credo. Cosa diceva? Che abbiamo fatto un gran...
fuori dal gruppo, ecco qui, evoca lo spettro di un gruppo che attacca tre volte i nemici. È per Atreus, come vedete, quindi gli metteremo la runa del lupo. Perfetto. Verruco. Non dovevamo aiutarlo. Io. Fammi indovinare. Ora dirai che me l'avevi detto di non farci coinvolgere. Ecco qui, Svartalfjörður, mamma mia che nome. Abbiamo ucciso il re degli elfi oscuri che ci tormentava. Credevo che, non sarei stato, che ne sarei stato felice, ma prima di morire ha detto che gli elfi chiari sono i veri cattivi. Sarà vero? E se finora avessimo lottato contro i buoni, gli elfi chiari non sembrano malvagi, ma se fossero stati loro a scatenare questa guerra, forse gli elfi oscuri sono stati costretti a reagire. Che confusione! Non glielo dirò mai, ma ora capisco perché mio padre non voleva che fossimo coinvolti. Basta, smettila. Possiamo andare ora. Ma sì, andiamo, Atreus. Torniamo in superficie. Ti ricordi la risposta? Sì, certo. Ragazzo, vai. Bravo ragazzo. Ragazzo, leggi qui. Ragazzo, che dice? Mi rivolgi la parola solo quando ti serve qualcosa. Vuoi dirmi qualcosa? Ho detto che l'unica volta che mi rivolgi la parola è quando devo tradurre qualcosa per te. Se mamma fosse Se qui. tua madre fosse ancora viva, noi non saremmo qui. Atreus. Lascia stare. Ok. Ok, prendiamo la barca. Padre e figlio che litigano. Allora, non è di qua che dobbiamo andare, mannaggia noi. Ci sarà un passaggio di qui? No, c'è solamente una spiaggia. C'è da prendere questo passaggio forse. E poi di qua torniamo al Tempio di Tyr. Scusate, ho sbagliato la strada. Santuario degli Elfi Chiari. Tutte cose che poi mi metterò a fare in single player queste, giustamente per potenziare i personaggi. Avanziamo. In teoria di qua. Era lei. Nella luce. Chi? Lo sai. Non c'è. Non che te ne importi qualcosa. Tieni a freno la lingua. Fino al termine del nostro viaggio, uno di noi deve rimanere vigile. Non confondere il mio silenzio con l'indifferenza. Sfoga pure il tuo dolore. Ma lasciami al mio. Mi dispiace. Non avevo idea. No. Perché dovresti? Tu non mi conosci bene. Lo so che non è stato facile. Nella luce mi è sembrato fosse passato solo qualche secondo, se ti consola. Mi fa piacere saperlo, davvero. Allora, dovremmo tornare a Midgard, affrontare l'alito nero, o c'è altro da vedere in questo regno? Vedete che anche lo stesso Atreus ci invita ad esplorare un po' di più Alfheim. In che senso vedo il mondo con gli occhi di un bambino? In guerra. Per un soldato è bello solo il sangue del nemico. Il resto di lui è perduto, a volte per sempre. Tu conosci bene la guerra, vero? Ci sono due tipi di guerre, per sopravvivere o prevalere. Le battaglie vengono vinte dal migliore. Le guerre vengono vinte da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria. Sì,
siete tornati, impegnati, eh? Che osservatore. Ho un grande spirito di osservazione. Perfetto, Sindri ci ha visto tornare. Quindi andiamo a fare un salto alla sua bottega. Ecco qua. Dunque ragazzi, ora io mi faccio un attimo un giretto qui ad iFime e parlo un attimo con Sindri, mi forgio l'armatura, insomma faccio tutte le mie cose che devo fare. Vi ringrazio per aver visto questo 10° episodio di God of War che ha visto il finale della zona di iFime. E che dire altro? Torneremo a Midgard con la luce di Elfheim per dissipare l'alito nero. Ovviamente dopo che esplorerò un po' la Gode 9, farò un po' di cose, esplorerò anche un po' Elfheim, così potenziamo un po' i personaggi. Ci vediamo a breve qui sul canale. Se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando, vi chiedo il solito like, oppure vi chiedo di iscrivervi al canale per sapere quando vi metto online il prossimo episodio, quindi l'11° di God of War. Ciao ciao da tutti, a tutti, dal vostro Sion, scusate, e ci vediamo presto sul canale con nuovi episodi di God of War. Ciao a tutti!